Ciao a tutti, lui e lei Sofì, e insieme siamo i Me Contro Te. Siamo ancora bloccati nella gelateria pazza del signor S e come vedete davanti a noi c'è una porta con un lucchetto. Pensavamo fosse una gelateria normalissima, infatti siamo entrati tutti contenti di mangiare un buon gelato, ma invece, come vedete, come stanno per fare gli altri, abbiamo rischiato la vita. Beh, ma tu chi sei? Scusi signorina. Prima c'era Johnny Bravo, adesso c'è questa ragazzina qui. No, ma è arrivato anche un'altra persona. Ma cos'è questa gelateria? È proprio super affollata. Poverini, gente come noi che pensava di mangiare un buon gelato invece si è trovata intrappolata qui dentro. Già, guarda, dobbiamo trovare un modo per uscire. E qui vedo questo lucchetto che non si può aprire, è proprio bloccato. Però vedevo che la gente andava da questa parte, proviamo ad entrare. Ok. Oh, che strana stanza. Quella terra mi sa tanto che altro gelato che non dobbiamo toccare, perché abbiamo scoperto che il gelato in questa gelateria è avvelenato. Non possiamo neanche assaggiarlo un pochettino. Mamma mia, dopo il pavimento e lava adesso c'è il pavimento è gelato. Quindi dobbiamo saltare in queste scatole di legno per non toccarlo. Seguimi, Sofì. Oh, che ansia, dai. Non riesco. Salta, salta, sì, okay. Bravissima. Sì. Continua così. No! Ti sei spezzata in mille pezzettini. Però ho assaggiato il gelato ed è il limone. Ma come hai assaggiato il gelato? Quel gelato era avvelenato. L'ho semplicemente odorato in questo senso. Ma non devi neanche odorarlo, non devi toccarlo perché altrimenti ti spezzi in tanti pezzettini come hai visto. Hai ragione, salto, concentrazione. Dai, ti aspetto. Ansia, adrenalina. Ce la puoi fare. Dai, che faccio? Vengo incontro a te. Ti prendo in braccio. No, fai un saltello. Non mi fare queste figure. Ci sono altre persone. Fai un saltello. Cioè, okay. Le persone che erano dietro di noi già ci hanno superato. Esatto. Quindi, dai, ok. Fai un saltello. E vado. Ok. Bravissima. Ok, brava. Continua così. Ok, ma questa qui è altissima. Dai. Guarda qui quanto è alto. Cavolo, devo superare quest'ultima scatola. Vai, lui, salta. Salto. Libero. Salto anch'io. Guardami. Magari se mi guardi. Non cado. Dai, ti sta guardando tutto il team Trote. Ok. No. Mamma mia. Adesso salta giù senza farti male. Bravissima. Ce l'ho fatta. Ora abbiamo di nuovo un'altra porta sbarrata che ovviamente non si può aprire. E un'altra porticina di qua. Apriamo. 3, 2, 1. Via. Ma che cavolo, ancora qui. Non finisce mai questa gelateria. Viene sempre voglia di mangiarlo questo gelato. Questo qui sarà il mirtillo dal sì, colore. Sì, proprio il gelato viola. Già sappiamo che è la gelateria del signoresse. Ci manca soltanto che assaggiamo il gelato viola. Hai ragione, secondo me più che gelato questo sarà Spectrum. Potrebbe essere slime. Continua a schivare tutto. E qui abbiamo probabilmente lo slime crunchy. Quindi sì, salto così. Salto. E sono libero. Già ho superato quest'altra stanza. Questa qui era veramente facile. L'ho superata con facilità anch'io. Questa porta è diversa dalle altre. Come vedi non è una normale porta, ma è un muro tutto rosso e sopra c'è questo simbolo del gelato. Magari è l'uscita. Dai, usciamo. Oh no, ragazzi, che sta succedendo? Oh no, lui, non siamo finiti. Oh no, guarda là sopra. Non ci posso credere. Siamo in un capannone gigantesco tutto rosso. Non è un capannone, siamo noi piccolissimi. Siamo diventati piccolissimi, siamo finiti dentro la macchinetta per fare il gelato. Se vedi lì sopra c'è il gelataio ed è gigante. Non l'avevo visto. Cavolo. Lui, ma ti rendi conto, ci impasterà, ci scioglierà come gelato e poi ci metterà in un cono, le persone ci mangeranno. No, non dire così. Dobbiamo sicuramente stare attenti a non toccare il gelato, che adesso è proprio gigantesco, sembra un vero mare di gelato, una piscina. Sì. E soprattutto non ti devi far prendere dal gelataio. No, ci ridurrebbe in polpetta. Iniziamo a camminare qui. Non mi lasciare da sola, aspettami per favore, non correre. Okay. Schiva questo gelatino, continua a camminare, prendi il checkpoint. Qui, attenta perché ci sono questi quadrati rossi che non mi convincono affatto. No, li schivo. Sembrano dei laser di gelato. Già, qui c'è un muro laser. Corri. Ok. Continua a saltare qui, bene, prendi il checkpoint, mi raccomando. Assolutamente. Ci stiamo avvicinando al gelataio. Lì vedo tipo dei frigoriferi che mandano delle bolle. Però dobbiamo andare avanti, lui, se vogliamo uscire dobbiamo farcela, quindi schiviamo il gelato, saltiamo, Dai, vai. Oh. Okay.
mattino di qui. Questa stanza è veramente infinita, dura tantissimo. Ci sono queste strisce colorate che mi sa tanto sono sempre da schivare. Ed ecco qui davanti il frigorifero. Lui attento perché in questa zona c'è il gelataio. Manda tipo dei getti d'aria fredda probabilmente. Questi servono per congelare il gelato e farlo diventare solido. Se non vogliamo diventare anche noi dei gelati congelati, dobbiamo assolutamente correre. Non farci beccare da queste onde. Mia, io corro già. No, una media. Ti ho seguito. Ti ho visto congelare dietro di me. No, di nuovo, sei finita di nuovo nel ghiacciolaio. Ti dovevo seguire. Ah, devi aspettare il tempo giusto. Prima fai passare il freddo. Vai. No, paura. Vai. Ah, bravissima. Okay. Adesso al mio 3. 1, 2, 3, via. Sì, ce l'abbiamo fatta. Sei pronta? Qui ce ne sono degli altri. Prendi il tempo, arriva il getto. E pronta a passare il vagone. Sono distrutto. Ma che l'ultimo vai. Ostinosi. Ok. Wow. Lui dove sei finito? No, mi ha preso il gelataio, no! Ha preso anche me! Siamo finiti nella sua bocca! Siamo nella bocca del gelataio! Sì, vedo i suoi denti! Non ci posso credere, qui c'è la lingua! Proprio sotto di noi, la lingua tutta piena di saliva! Oh no, che schifo! È proprio la sua bocca! Oh, guarda qui, c'è saliva ovunque, anche sui lati! Non toccarla! E lì c'è il buco della gola! Mi sembra tanto l'unica via d'uscita, perché dalla bocca non si può più passare! Ragazzi, voi lo sapete cosa c'è dopo la gola, no? E se si scende proprio in fondo, si va a finire nello stomaco. Già, dove ci sono tutte le schifezze. Dobbiamo stare molto attenti. Il problema è che la gola è l'unica via d'uscita. Ricorda tanto quando siamo andati dal dentista e poi siamo finiti nelle caccheine. Che schifo. Non ci posso credere, quello lì è l'intestino. Dove finiremo anche noi, mi sa. Io ti consiglio già adesso di tapparti il naso e tuffarti. Andiamo, 3, 2, 1, via. No! Ecco qua. No! Lo sapevo, siamo proprio finiti lì nello stomaco con tutto il cibo masticato. E questo qui mangia soltanto schifezze, guardate. Qua c'è un panino, dei biscotti e poi delle alghe. Ma che sei mangiato? Le alghe? Tipo quelle che ci sono nell'oceano. E anche i gelati ovviamente, nonostante il veleno. Che schifo. Non ci resta che saltare su questo cibo. Ok. E non farci prendere dall'acido, dai succhi gastrici no. Del stomaco. Assolutamente. Io salto nel panino. Sì. Poi in questa bacchettina che qui c'è proprio il gelato. Ma poi si mangia il gelato, no. Ti prego, ritorna qui subito. Stavo dicendo che questo gelataio si è mangiato un intero gelato sano e anche un intero panino sano. È molto strano, ma perché non mastica? Non lo sa che bisogna masticare bene quando si mangia, okay? L'importante è non cadere in questo liquido verde che non ha affatto un bel aspetto. Probabilmente è acido che si trova nello stomaco per digerire. E adesso dobbiamo saltare nelle pareti dello stomaco. Brava. E saltare sui biscotti. Però cookies hanno un bel aspetto. Lui non ci pensare neanche di mangiare questi biscotti mangiati da un'altra persona. Effettivamente è vero, però sono dei biscotti giganti. Sì, vai avanti. Va bene, vado. Ok, sono passato. Anch'io. Qui continua. E c'è una specie di prova con i laser. Oh, cavolo. Io queste stanze le odio, mettono troppa ansia. Mi ricorda tanto il film Me contro te, la vendetta del signor S. Quando abbiamo dovuto superare il regi laser. Vai. Io ho iniziato a superarli. Strategia razionalità. Sì, ma che strategia razionale, dai, ti butti nel laser. Ma sei tu che non vai avanti, devi andare avanti. Ma io vado avanti e che ti voglio aspettare perché e sei una lumatina. E non aspettare, in questo caso è peggio. Io passo da qui sotto, è stato semplicissimo, la la le ru, la la la, è facilissimo, è Sofia, paura, lumachina. Paura. Paura lumachina, non toccare quel liquido che può essere pericoloso. No. Qui c'è un altro checkpoint e la stanza inizia a diventare color marrone. E questi cerchi mi sa che sono proprio cerchi di cacchetta. No, ma che schifo, non iniziamo già adesso. Non voglio più mettere i piedi nella cacchina. E se questa è l'unica via di uscita, io guarda, voglio rimanere qua, non me ne vado. Ma cosa dici, dobbiamo andare avanti? Vuoi rimanere per sempre nello stomaco del gelataio paccio che ci è intrappolato qui dentro? No, anche perché tra un po' inizierà la digestione. E questo significa che verremo tutti impastati. Esatto, noi dobbiamo andare avanti. Continuiamo. Ok. Sì. No, ma che è successo? Ma che è successo? No! Questi cerchi svaniscono. Oh no. E quindi non ci possiamo rimanere per tanto tempo. Dobbiamo fare anche il percorso velocemente. Sarà più veloce. Ma che fai? Ti butti proprio così. Guarda, vado avanti io e cerco di essere il più veloce possibile. Wow. Guarda, svaniscono. Che ansia. Non ci posso credere. No, io non voglio essere qui dentro. No, Sofì, devi essere veloce. Ma non farti prendere dall'ansia. Ma io non sono mai veloce a
scappare questi percorsi. Dai, sì, ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Siamo a metà strada. Rimangono soltanto gli ultimi 4 cerchiettini da saltare. E ce la puoi fare. Sì, quelli in alto, che se cadi ti fai ancora più male. Ok, vado avanti io. 1, 2, 3, 4. Libero, sì. Bravo lui, sei stato grandioso. Ma adesso tocca a te. Ma che è buttata proprio così nella lava? Cioè, neanche hai preso il primo cerchietto. Sono caduta, dovevo rifare tutto da capo. Tutto da capo. Io da qui mi guardo lo spettacolo. Sei proprio lì in fondo. No, lui. No, ma devi essere veloce. Perché spariscono i cerchietti? L'avevo capito, guarda. Dai, veloce. Concentrati, fai un saltello dopo l'altro. Ce la puoi fare, io credo in te. Bravissima. Continua così, dai, salta. Ok, prendi adesso il respiro e continua. È arrivata un'altra persona. No, mettono avanti le persone. No, ok, ce l'hai fatta, brava. Ragazzi, mi sento male, viene sempre questa adrenalina. Di qui continua e adesso c'è lo scheletro, la colonna vertebrale. E dobbiamo salire in alto. Semplicissimo, basterà arrampicarci. Seguimi. Saliamo. E qui è veramente tanto alto. Non guardare in basso. Oh no. Ebbene ragazzi, quello che abbiamo di fronte non è altro che l'intestino, dove si trovano gli scarti del nostro corpo, non la pipì. Sofì, allora, l'abbiamo fatto una volta, possiamo farlo ancora. Quindi basterà tapparci il naso e non toccare niente. No. Ok? Io faccio un'unica corsa veloce e vado via. Vado via. Toccata. Dove sono andato? Ho lasciato Sofì nella cacca, letteralmente. C'è un muro bianco e adesso sono qui con lui. Ok, e guarda un po' dove ci troviamo. Nel laboratorio della signoressa? No, a me non sembra tanto il laboratorio della signoressa, perché quello era viola. A me sembrano tanto le fogne. E l'unica strada mi sembra proprio questa qui. Dobbiamo saltare sopra questi condotti. Anzi, lui, ho capito cos'è questo liquido. Cos'è questo liquido? Viene dai gabinetti della città. Ma no, ma che schifo! Dai, noi dobbiamo scappare. Sì, dobbiamo correre, sbrigarci. Uno. Allora, io ti consiglio di non cadere. Stava cadendo. L'avete visto che stava cadendo? Ce la farò. Scopriamolo. Ok. Allora, se cadi in questo liquido, probabilmente farai puzza per il resto della vita e dovrai buttare quei vestiti per sempre. Ma non sono caduta perché sono bravissima. Ok, qui c'è la porta, ragazzi. Speriamo che sia l'uscita, non ne posso più. Sì, ok. Quale uscita? Sì, qui ci sono altri tubi, altri condotti dove passano tutte le schifezze della città. Ma almeno questi tubi però sono chiusi, non sono aperti e non si sente l'odore. E dobbiamo schivarli, quindi dai, hop, saltare. Salto. Voglio fare i salti belli alti. Dai, Sofì, salta pure tu. Mi sento un cavallino che sta saltando tutti gli ostacoli. No, era l'ultimo. Ogni volta sbagli nell'ultimo. Sì, è vero, perché penso di averla fatta franca e poi invece... Ta-da! Dai, ce la puoi fare. Dai. Salta questi tubi. No, lui mi metti ansia. Ma non sono io che ti metto ansia, sei tu che chissà cosa pensi quando salti. Penso al gelato. Pensavo che magari quando poi usciamo da questo posto, che è una regione, sì, potremmo andare veramente in una vera gelateria. Ma che schifo, ma che c'entra la gelateria? No, hai fatto di nuovo sbagliare. Lui, devi dirmi di sì. Vabbè, andiamo in una gelateria. Sperando che non sia la gelateria di nuovo del signoressa, che rimaniamo di nuovo in trappola. Ci andiamo a mangiare un vero gelato. Ragazzi, questo percorso si sta dimostrando più difficile del previsto. E lo vediamo, io continuo a vederti sbattere, cadere, romperti in mille pezzi. Pensavo fosse semplice. Ma basta, ma perché? Guarda, ti raggiungo, ti do una mano. Ma non ha senso che tu vieni qui. Andiamo, guarda, facciamo un saltellino alla volta. Sono con te. Ok, brava. Brava, continua così. Ok. Dai. Ci sei tu? Brava. Sì, grazie, lui sei il mio eroe. Andiamo, superiamo quest'altra porta e... Ta-dam! C'è il liquido delle fognature, perché qui si è rotto un tubo ed è uscito tutto fuori. Ed è puzzolente e acidognolo. Se lo tocchiamo immagino che ci dissolviamo. Già, ci hai preso in pieno. Sembra poi slime, lo slime verde fluo. Non toccarlo, lui non toccarlo. No, non lo tocco. Seguimi, ho trovato una via. Se camminiamo sopra questo tubo senza cadere, possiamo andare dall'altra parte. Sì, ma è molto rischioso, bisogna proprio essere degli equilibristi. Sì, siamo proprio in bilico. Ci sta seguendo.
Attenta, attenta, non cadere, non cadere, non cadere. Aspetta, aspetta, non mi spingere. Non mi spingere un attimo. Vai difficilissimo a girare. Ok, io ce l'ho fatta. Ok, ce la sto facendo anch'io, forse. E dietro non di te vorrei. C'è qualcuno, Sofì, non no, ti distrarre. No, guardare perché indietro. Perché me l'hai detto? Non guardare indietro, continua a guardare avanti. No, dai, okay. Ti manca poco, un saltellino okay, e ce l'hai fatta. Sì. Bravissima. E lasciamo quella persona lì dietro. No. Non so cosa voglia da noi. No. Qui ci sono delle alghe, ovviamente. Vabbè, saliamo. Stiamo per andare. Sì, fuori! Siamo liberi! Non ci credo, Luis, siamo tornati nella strada! Siamo delle persone libere, libere, libere! Adesso dobbiamo dire a tutte le persone che vogliono entrare dentro la gelateria di andarsene, perché quella lì non è una vera gelateria! Bene, ragazzi, siamo riusciti a scampare anche questa volta al signoresse! Mi raccomando, se per caso vi capitasse su Roblox di vedere quella gelateria, non entrate, perché poi sarà molto difficile uscirne! E ora cliccate davanti a Sofì per vedere il video di ieri. Mentre davanti a lui per vedere un altro gameplay. Noi mandiamo un bacione gigante e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao! Ciao.